Fare i conti con l'ambiente 2014, siamo in Piazza del Popolo con Antonio Pergolizzi. Ecco, questo walk show, questa versione errante del nostro bar camp, ti è piaciuta? Come la stai vivendo? È avvolgente, come dicevo prima, molto interessante. Non sappiamo dove tutto questo ci porterà, e questo dà un senso di freschezza e di mistero che non guasta. Un nuovo modo di contaminazione, di linguaggi, di strumenti di comunicazione, di concetti, di temi che si incontrano, si scontrano. Molto interessante, la contaminazione. Contaminiamoci. Dai. Senti, in questi giorni hai assistito, sei stato speaker, chairman a vari eventi. Ecco, cosa ti rimane? Quali sono le parole chiave? Parliamo di keyword questa mattina. Io vengo sempre qui per imparare, cioè uno dei posti, degli appuntamenti ormai annuali, periodici, dove io vengo per imparare, quindi prendo il mio taccuino e prendo appunti, scrivo. È molto stimolante perché soprattutto, diciamo, gli incontri hanno questo taglio molto tecnico, molto scientifico, e per chi ha una formazione sociologica o politologica come la mia, diciamo, questa integrazione di conoscenze prettamente tecniche è fondamentale per il mio lavoro. Sicuramente mi porta a casa un bagaglio di conoscenze che poi sono chiamato a elaborare, approfondire, per cercare quello che faccio quotidianamente, di renderle anche, diciamo, commestibili anche ai più, attraverso, diciamo, un'attività che faccio anche con il mio blog personale sulla stampa. Progetti futuri, cose che hai così in ballo, in caldo, che vuoi anticiparci? Questi temi ambientali, come quello specifico mio, è quello, diciamo, del crimine ambientale, diciamo, è sempre di più un tema che interessa vasti strati dell'opinione pubblica, poco della classe politica, purtroppo, diciamo che è presa un po' da altro, insegue, diciamo, la sensazionalismo e il populismo, però, diciamo, in vasti strati, anche nelle università, per esempio, l'attenzione sulle tematiche ambientali è cresciuta, anche per chi se ne occupa con un taglio più da scienze sociali e non proprio da ingegneri o da chimici o da fisici. Anzi, diciamo, la sfida è proprio quella, portare le conoscenze tecniche e contaminando anche altri settori, per esempio altre facoltà, la facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di sociologia. Ecco, una delle sfide che mi faccio è proprio questa, di portare il tema del crimine ambientale dentro l'accademia, dentro l'università, quindi cercando di usare tutte le informazioni, tutti, diciamo, i linguaggi, tutte le esperienze, e poi di portarlo anche su una scala internazionale. Ormai è, come dire, neanche il crimine ambientale può stare stretto dentro i confini, quindi, insomma, bisogna misurarsi anche con questa dimensione globale. Grazie Antonio Pergolizzi. Grazie.